Questo programma vi viene presentato da la marcia trionfale della Pallamano Decima Under 14 che domenica 27 novembre ha affrontato l'ultima partita della prima fase contro il Faenza squadra B in quel di Decima. È stata una buona prestazione quella offerta dalla squadra di casa che ha concluso il match con il punteggio di 25 a 19. Per il Decima sono scesi in campo Ottavio Zuppiroli, Simone Scagliarini, Ruey Young che ha segnato 6 gol, Giorgio Belletti che ne ha fatti 8, Mirko Cusmai, Marco Passerini, Raffaele Simbari ne ha segnati 5, Norbert Tilco 4, Giovanni Mascagni 2 reti, Sama Ifrei e l'allenatore Simone Ferraresi. Per il Faenza sono scesi in campo Andrea Babini, ha fatto un gol a rete, Massimo Giraldi un gol, Francesco Lanzoni, Luca Marabini 3 reti, Giorgio Mazzotti 2, Teodoro Nectu 9 reti, Alessandro Palli, Riccardo Zaccaria, Alessio Zama che è andato 3 volte a segno, coach Pierangelo Chiarini. Abbiamo chiesto a coach Ferraresi come è stata la gara secondo il suo punto di vista. Ecco che cosa ci ha risposto. Siamo andati bene, sono contento anche perché stanno continuando a crescere anche gli avversari, quindi questo è frutto di buon lavoro. E niente, abbiamo chiuso questo primo girone, adesso ci aspetta il girone ad 8 squadre per le prime 2 classificate di ogni girone, sarà un girone molto più impegnativo. Speriamo di cavarci fuori qualche risultato positivo, ma a livello under 14 sì, non abbiamo un livello, noi personalmente non abbiamo delle caratteristiche che ci permetteranno di far la parte dei leoni, ecco, però andremo in campo, giocheremo. E come è andato invece l'Under 16 contro il Casalgrande? Abbiamo perso, mi fermerei lì nel commento. Siamo stati bravi, no, volevo solo ringraziare i ragazzi perché hanno giocato bene e sono stati bravissimi, nonostante le assenze abbastanza importanti, giocatori che hanno giocato con la febbre, hanno dato l'anima, bravi. Quindi ringrazio i miei ragazzi per ieri. Questo programma vi è stato presentato da...